Cari amici bentrovati, siamo entrati celebrando il mistero trinitario e la solennità del corpo e del sangue del Signore in quello che la Chiesa chiama il tempo ordinario. È il tempo nel quale attendiamo il ritorno del Signore e la Chiesa ci invita a diventare partecipi delle vicende che hanno costellato la vita pubblica del Signore, in particolare ci invita ad accogliere i suoi insegnamenti. Si realizza qui quello che Paolo scrive ai Corinti nella seconda lettura di questa domenica. Noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Ecco, Gesù risorto e lo Spirito Santo ci rendono partecipi del Vangelo. Christi dicta et facta in discipulorum animis imprimuntur. Gli insegnamenti e gli eventi di Cristo si imprimono nell'animo dei discepoli. Ecco il senso di questo tempo liturgico, dove con lo sguardo del risorto e con la luce e la forza dello Spirito Santo riviviamo la sua predicazione, i suoi gesti salvifici, perché tutta la nostra vita sia costantemente plasmata dalla sua vita. Ecco, riprendendo il cammino del tempo ordinario, incontriamo subito un protagonista scomodo e invadente nella storia degli uomini. Talvolta si presenta e agisce in forma diretta, talvolta è più nascosto, più tra le pieghe, ma non meno pericoloso. Si tratta di Satana, uno che lavora nell'ombra e conquista alla sua logica di paura, di sospetto e insieme uno che confonde le idee, riflettendo la sua negatività sugli altri e non su se stesso. Ascoltiamo la pagina evangelica che ci riconduce agli inizi della vita pubblica del Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano, costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero, ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Da una parte, quelli della famiglia di Gesù inducono la sua stessa madre ad andare a prenderlo e dicono è fuori di sé. Dall'altra,
il mondo religioso del suo tempo, con l'autorità che lo guida e lo opprime, arriva ad affermare: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Nel primo caso è forse il tentativo di trarre in salvo Gesù, a cui si unisce la sua stessa madre, mentre nel secondo emerge una chiara presa di distanza da lui, affermando l'esatto contrario di quello che Gesù è in realtà. Gesù non è né fuori di sé e tantomeno è posseduto da Beelzebul. Questo termine deriva da una divinità filistea e possiede un significato abbastanza curioso: Dio delle mosche. Tenendo conto che Zibla in arabo significa letamaio e Zebla in siriaco significa sterco. Quello che la vicenda evangelica ci porta a considerare e a verificare consiste nel prendere consapevolezza che Gesù non può mai essere qualcuno di scontato, sia agli occhi di chi gli vuole bene, come al giudizio di chi lo osteggia. Gesù non è riconosciuto per quello che è. Così la sua missione diventa inevitabilmente problematica per gli uni e sospetta per gli altri. Chi di noi, cristiano o cristiana di lunga data, talvolta non è preso dal sospetto, pur dichiarandosi credente, di arrivare a valutare le esigenze del Vangelo e della sequela di Gesù come una realtà che sembra obbligarci a qualcosa di anormale e fuori da ogni logica? Ieri nella nostra cattedrale sono stati consacrati i nuovi sacerdoti e in questa cattedrale è stato riconosciuto e affermato per loro il dono della vocazione attraverso la consacrazione. E allora ci chiediamo: perché tale vocazione oggi è ritenuta da molti credenti come impossibile e ingiustificabile, spesso faticosamente accolta dagli stessi parenti e amici dei chiamati? Ecco quello dinanzi al quale si è trovato Gesù. Ha intrapreso una missione che i suoi familiari hanno fatto fatica a comprendere. Se la missione di Gesù ha portato Maria a interrogarsi sul suo significato, non di meno dobbiamo interrogarci noi. Non è mai una cosa scontata aderire alla persona e alla missione di Gesù. Purtroppo per molti credenti dichiarare la loro fede comporta l'adesione alla sua missione, ma in modo distratto, superficiale, banale, talvolta insensato, diciamolo pure. Sono rassegnati a una fede vuota e insignificante. E così il Vangelo è una cosa impossibile da vivere. Gesù vede l'ostilità nei suoi confronti e la legge fin dal primo momento come un'ostilità di origine satanica. Anzi, Satana riesce a mischiare le carte tanto da portare a ritenere che Gesù sia malvagio, che sia lui la fonte di tutti i mali. Il vero Satana sarebbe il Signore stesso. E abbiamo sentito nel Vangelo, Gesù risponde con un giudizio inappellabile e deciso: voi state bestemmiando contro lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo opera con me e vi è donato da me. Notate come Gesù in questo evento evangelico non si contrappone né
ai suoi familiari e neppure ai suoi dichiarati oppositori. Coglie l'occasione, davanti alla presenza dei suoi familiari, per dire a tutti noi, oppositori compresi, chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Potremmo dire che le medesime parole le rivolge Paolo alla comunità di Corinto nella seconda lettura di oggi. Non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Continuiamo a cercare ciò che è di Dio. Buona domenica, cari amici, a presto. Thank you.